Innanzitutto cominciamo a capire perché usiamo i blocchi. I blocchi li usiamo perché per partire bene, per sfruttare poi quelle che sono le forze e la spinta, bisogna partire dal basso, fino dagli albori dell'atletica, insomma anche fino a 100 anni fa e anche prima, si era già capito che partendo da seduti si riusciva poi a partire meglio, perché si riusciva a fare a balzare in avanti e a stare bassi per migliorare poi la spinta. Quindi usiamo i blocchi per partire bene, per partire però bisogna usarli bene, per sfruttare le forze bisogna anche usarli bene. Il primo consiglio che ti do quando vai in gara e ti vai a mettere sui blocchi, regola numero uno, controlla il blocco. Il blocco va controllato perché capita che ci siano blocchi difettosi, e se è un blocco difettoso che non lo provi prima e lo provi solo, cioè quando sei in gara, se ti cede il piede o ti vai indietro perché non hai i chiodini sotto o perché non è ben fisso, capisci che la tua gara è andata a farsi benedire, e soprattutto c'è anche il rischio dopo, perché se ti parte il blocco è anche pericoloso, insomma, amici conoscenti che si sono fatti abbastanza male appunto perché gli è partito il blocco dietro. Quindi quello che devi controllare innanzitutto, primo, che sotto ci siano gli aghi, che ci siano, e soprattutto che siano dentro il terreno, quindi si va sul blocco e si spinge bene sotto il blocco. Se ti capita un blocco a U, che sono quelli che non si fissano, chiama il giudice e chiedi un altro blocco, perché rischi zero, vuol dire su quei blocchi lì non si parte, si parte solo su un blocco che sia perfetto, basta, se non è punto, basta, partire su un blocco che è perfetto, punto. E una volta che hai controllato il blocco, cominciamo ad assettarci. Quello che devi capire è che devi avere una posizione e sentirti a tuo agio, però diciamo che tendenzialmente ci sono delle regole da seguire, però non è che sono quelli che do oggi sono dei consigli, perché bisognerebbe vedere caso per caso quanto sei alto, come sono le tue leve, qual è la tua forza, quanti anni hai, insomma bisogna anche vedere un po' di cose per capire poi come partire al meglio dai blocchi. Però diciamo che ci sono, insomma, di quelli che cerco di dare dei consigli un po' generali, in modo da poter migliorare poi quella che è la tua partenza. Poi devi vedere un po' tu, insomma, come poi ti senti e come riesci poi a uscire bene dai blocchi. Quindi il piede più forte, quello comunque di partenza, lo mettiamo ovviamente in partenza, e io ho imparato con il destro per esempio, e quindi metteremo il destro avanti e il sinistro indietro. Nelle gare dei 100 metri tendenzialmente si cerca di tenere la distanza tra due piedi abbastanza vicina, in modo da poter proprio spingere con tutte e due le gambe. Però è chiaro che dipende anche da come sei alto. Io sono abbastanza alto, quindi le gambe sono abbastanza lunghe, quindi ho delle difficoltà a tenere i piedi troppo vicini, difficoltà che ha anche Usain Bolt, e infatti se vedi i suoi piedi sono abbastanza, almeno un 40-45 cm uno staccato dall'altro, quindi che è una distanza abbastanza abbastanza importante. Sono anche sprinter che corrono praticamente con una distanza che è di 10 cm, comparano con i piedi perché quasi pari, no? I primi a partire così, Ben Johnson, no? Ben Johnson aveva sperimentato uno dei primi a sperimentare un po' nuove partenze, e lui aveva una forza mostruosa, e lui infatti diceva che il suo primo passo era praticamente un balzo con tutti e due i preti, partiva quasi a piedi uniti, no? Nelle ultime gare faceva un balzo in avanti impressionante, così in avanti, e poi cominciava a curare. Chiaro che lui era uno che c'era squat con 280 kg, vuol dire con, insomma, era bello forte, e chiaro che fare una cosa del genere deve avere una forza, anzi mostruosa, comunque essere uno come Ben Johnson, doping o no, comunque deve essere uno come lui per poter partire in questo modo. Così partiva anche Ben Johnson, aveva provato anche lei dopata, siamo lì,
però parliamo di gente che ha una forza veramente mostruosa. Però si è capito che comunque così sia, vero che era una buona partenza, però non è che sia proprio sono modi migliori per partire. E oggi tendenzialmente si parte con i piedi abbastanza un po' distaccati. E se voi guardate il video, c'è un video, il miglior partente in assoluto è Asafa Powell, che se vuoi imparare qualcosa guardati i suoi video delle sue partenze in YouTube, ne trovi un sacco, e lui parte per me il partente più fantastico che sia mai esistito sulla Terra. E Usain Bolt, anche lui parte ovviamente bene, però insomma lui è molto alto, 1,92 m, quindi è abbastanza atipico per uno sprinter essere così alto. A volte è atipico in quasi tutto, però la sua forza è proprio, ci sono stati anche altri sprinter alti come Nifo Christie per esempio, però la sua forza, quando tu vedi per giocare come Nifo Christie nei primi 50 metri era un attimo indietro, aveva delle difficoltà, poi andava e negli ultimi 30-40 metri volava nella fase di fly, volava la grande. Bolt, la sua grande forza, che lui riesce a comunque a stare con i grandi partenti anche nei miei primi 40-50 metri, e quindi guadagna già un sacco, anzi forse lui non solo sta, ma anche uno che ha corso, quando ha fatto il record del mondo è passato i 60 metri in 6,29, vuol dire che comunque la partenza più veloce della storia. Ancora più veloce di Boris Green e Indoor, che è 6,39. Comunque nei tempi calcolati appunto nelle gare 100 metri è il passaggio più veloce di 60 metri, quindi vediamo che è un gran partente anche lui, però diciamo che i primi 3-4 passi Asafa Powell è proprio la perfezione assoluta. Innanzitutto il piede davanti va messo, io lo metto due tacchettine sopra, il piede dietro va messo un attimo più alto, io metto tre tacche sopra, poi vedi tu, puoi metterlo 1, 2, 1, 3, o 3, 4 se proprio sei un grande, forza, se c'è uno che corre in 10, sotto gli 11, già potresti provare anche a fare a metterlo con tre tacchette, quattro tacchette, perché è una buona forza, però esplodi fuori. E questa è una grande differenza, e poi cominciamo a metterci praticamente sui blocchi per cercare di capire come si blocchi. Io ho il mio metodo e riesco a capire, sono anni che parto così, non è che mi porto il centimetro, però non è che mi porto centimetri in gara, però a te consiglio, una volta che stai provando cerchi di capire come partire, portatelo anche in gara per capire esattamente centimetro per centimetro come devi partire, Perfettissimo, ok, direi perfetto. E come vedi, una distanza abbastanza, sono abbastanza distanti, sono a 40 cm, 42 cm, e quasi più o meno penso come Bolt, insomma, mai che mi sono avuto l'occasione di misurare esattamente come mette Bolt, però il video così, anche per lui è molto alto. Quindi cominciamo a capire ci si mette sui blocchi, allora si parte da dietro, no? Ai vostri posti, no? Si va pronti, no? Poi c'è pronti, e quello è, bene, ora che fa mettere sui blocchi, ma si mettono così, no? Così, no? Ecco, ne sono pronto. No, evitiamo. Tu devi proprio anche pensare che tu stai entrando, ti devi comprimere sui blocchi, c'è una molla che si comprime sui blocchi ed esplode fuori, quindi avere questa sorta di rito, no? Che tu dai dietro i blocchi ai vostri boss, no? Pronti, no? Come già detto in altri video, no? Ti fanno anche un passato così, ti tiri su il sistema nel volto, no? Quindi prendi una cosa così, e poi io comincio ad andare indietro, no? E comincio a comprimermi sui blocchi, no? Metto il primo piede dietro per primo, poi mi posiziono meglio il secondo piede, e poi entro dentro praticamente qui come una molla, mi comprimo come una molla, sono pronto ad uscire, mi metto sui blocchi e mi metto in questa posizione, no? E io qui sono abbastanza
così sono perfetto, sono comodo. E quello, allora adesso sono un paio di cose da capire. Innanzitutto la gamba davanti deve poter spingere. Quello che ti consiglio di avere, la gamba deve essere almeno 90 gradi, tra i 90 e i 100 gradi. È chiaro che se hai una grande forza esplosiva, puoi anche tenerti la gamba a 90 gradi, no? Quindi partire con la gamba così. Se ti manca un attimo meno forte, se sei alto, insomma, puoi anche allargare un attimino l'angolo. Diciamo che sono studi che, insomma, tra 90 gradi, 95 gradi, la differenza di esplosione, insomma di produzione di forza, è veramente minima. Quindi quello che è importante è che tu sia comodo, che tu riesca a spingere proprio bene fuori. Quindi il primo angolo della prima gamba deve essere un 90 gradi, 95 gradi. La gamba dietro deve essere un po' aperta invece, andiamo sui 120, 125, 130 gradi. Fino, insomma, devi essere lì devi premerti indietro per poter spingere. Io sto dicendo, sono regole, insomma, se c'è gente anche che partono con la gamba praticamente quasi dritta, chi sta un po' più chiuso, insomma, ognuno deve cercare di trovare la sua partenza migliore. Quindi, diciamo, che sto dicendo consigli generali, però da lì poi puoi cominciare a capire un po' come mettere i blocchi e come posizionare poi la partenza. E un'altra cosa è cosa importante: il bacino, quando sei sul palo di partenza, il bacino deve essere sopra i piedi, deve esserci una linea di 90 gradi, sopra c'è il bacino, sopra ci sono i piedi, questo è importante. E le spalle devono essere leggermente avanti dalla linea, quindi un 5 cm o 10 cm oltre la linea, e devi spingerti indietro con le mani. Comunque adesso ti faccio vedere un pochettino come, direttamente da come mi metto io, ed è in questa posizione. Quando sono nei vostri posti pronti, e io sono in questa posizione, vedi? Zac, poi parto. Come vedi, il bacino, se mi rimetto ancora, il bacino tendenzialmente è così, che vedi che il bacino è poi sopra il piede, e la mia gamba sotto, la prima gamba è a 90 gradi e quella dietro un po' più aperta, cioè 95, e così mi tengo molto molto ok? Ed è importante, assolutamente, mi raccomando, le mani devi metterle appena dietro, solo lì, così di mettere un 4-5 mm dietro la linea, no? In modo che le metti qui, no? Anche perché ricordati che se tu metti le mani sulla linea rischi di essere squalificato, quindi cioè non è che cambia quasi niente, cioè non cambia niente se le metti 2 mm di meno, no? Oppure no. Però sei sicuro di partire, no? Perfetto, che non ti dicono qualcosa i giudici, perché è sempre un po', cioè, quando arriva anche il giudice dice le manina, insomma, se un po' ti distrai, quindi è abbastanza, per la tua concentrazione, per il tuo focus, no, metti le mani leggermente dietro. Quello che ti voglio dire prima della partenza è importante, come abbiamo detto anche in altri video, è la fase di reazione deve essere la migliore possibile. Quindi tu quando sei sul dotti, no? Che sei sui vostri posti, no? Bisogna essere in gara, i vostri posti, no? Ok, allora ti metti giù, entri dentro, cricchi bene la molla, no? Ti metti qua così, no? E ti metti nella posizione di stare, no? Così, pa! No? Quando sei in questa posizione, qua, ai vostri posti, devi annullare, cancellare
totalmente qualsiasi sia la tua forma di pensiero. Cioè devi cancellare i tuoi pensieri e devi concentrarti solamente sul bang. Solo così puoi concentrarti e riuscire a partire ad avere un'ottima reazione. Come fare? Quello che io dico sempre, devi meditare. Devi avere una sorta di meditazione, devi cancellare i tuoi pensieri, perché se mai tu cominci a pensare, quello che hai mangiato la mattina, la stasera devo andare al cinema, devo andare a regalare la fidanzata, fidanzato, eccetera. Invece tu devi annullare, devi essere, sei lì solo per partire. Il tuo mondo è qui e ora, adesso devi partire e devi quindi sei concentrato e il tuo focus è lì. E per concentrarti bene, quello che consiglio è di concentrarsi sulla respirazione. Tu ti concentri sulla respirazione, cerca di darti carica, quindi la respirazione è veramente molto importante, quindi quando sei lì in partenza per cercare di darti gas, la respirazione deve essere un po' veloce, così magari un po' silenzioso, no? Però col naso, però devi caricarti, no? E poi quando sei solo pronti, fermi la respirazione, perché devi partire, quindi per partire poi prendi i primi 30-40 metri li fai in apnea, no? Alcuni arrivano anche a 50-60 metri, ti fa tutta la gara quasi in apnea, però vabbè, quelli sono le eccezioni. Quindi ti concentri bene sul naso e come un pendolo vai la concentrazione dalla respirazione al bene, respirazione e bene, bam! E parti subito come un amico. Prova a farlo, è un consiglio che ti do, è assolutamente, direi importante, ti aiuta molto a aiutare quella che è la concentrazione, perché come detto il tempo di reazione è veramente è basilare, perché se hai il tempo di reazione tutto quello che perdi nel tempo di reazione ce l'hai poi sommato al tuo tempo alla fine. E una delle cose più importanti e principali nella partenza è appunto il primo passo. La cosa più importante del primo passo, più importante in assoluto, più importante, la priorità più importante è che il primo passo sia dritto. Il primo passo deve essere dritto, il piede deve tirare davanti a te. Se fai il primo passo dritto, ti vengono anche gli altri dritti e la corsa è fluida e soprattutto utilizzi poi tutte le tue forze. Chiaro che devi anche finire la spinta e correre bene e stare basso, eccetera, eccetera. Però tutto parte se sei dritto, poi di conseguenza vengono tutte le altre cose. Se il primo passo è storto, è già finita, perché non puoi spingere, non puoi correre, perdi forze, sei ineffettivo e perdi un sacco di tempo. Quindi è chiaro che se io il primo passo, no, lo faccio così davanti dritto, vado avanti bene, no? Se faccio il primo passo che atterro a sinistra o a destra, insomma, se parto al contrario, è chiaro che se poi parto così, no? E non, innanzitutto perdo forza, perché mando le mie forze a sinistra invece di mandarle verso l'arrivo, cioè verso il dritto. Quindi già leggero. Il biomeccanica se ne va proprio per il paese, perché comunque non finisce la spinta. Atterri con il ginocchio basso. Da qui come fai a spingere? È impossibile spingere con la gamba in questa posizione. Quindi poi cosa fai? Una cosa così e ti rispingi poi dall'altra parte, no? Poi ti rispingi dall'altra parte, no? Fino a quando magari dopo 8, 10, 12 passi finalmente ti imposti e sei dritto, però intanto hai lasciato un mare di tempo, un mare di forze sprecate inutilmente. Quindi la cosa più importante è che il primo passo sia dritto. È chiaro che per fare il primo passo lungo, bello tosto e dritto, bisogna avere una grande forza, come poi c'erano i professionisti, cioè il professionista che bam, ti parte così con la gamba slanciata e ti fa un primo passo di 3 metri e dici porca vacca, voglio farlo anch'io. Spero che tu riesca a farlo, che riesca a correre quei tempi, insomma, se sei sui 10 secondi puoi fare una cosa del genere, se sui 10, 20, 10, 30, in Italia però sono pochi, se ci sei ti saluto, grazie, magari ti ho chiesto visto in gara. Però insomma, se sei nella se corri di 100 in 11, 50, 12, 13, è chiaro che avrai sicuramente molta meno forza di un Bolt o di un Asafa Power, Tyson Gay, eccetera. Quindi
chiaro che devi adattarti, devi vedere come puoi al meglio puoi partire. Quindi è chiaro che devi fare un primo passo forte, però la priorità è che sia dritto. Una cosa per partire bene, chiaro che devi partire, devi terminare la spinta, no? Devi essere in questa posizione quando parti, no? Devi partire, vedete, no? Questo qua, bam! No? E che spingi tutto, la gamba deve essere dritta, tesa, tu devi essere tendenzialmente, devi essere un 44-45 gradi, proiettato come un missile, no? Verso la prima. E è chiaro che la schiena, no? Deve essere un bel corpo, il tuo corpo deve essere 180 gradi, deve essere fisso, no? Gambe, no? Questo, no? Gambe e schiena, così, no? Deve essere, e poi alzare le braccia bene, gambe e schiena deve essere, poi deve essere 180 gradi, deve essere tutta una linea, anche la tua testa ovviamente. E quindi per fare questo, quando sei sui blocchi, è importante anche come metti la schiena. La schiena deve essere dritta, deve essere già bella tesa e dritta. Ma se ti blocchi qua in questi posti, qua deve essere così, no? La schiena deve essere dritta, e anche quando mi alzo la schiena è dritta. È chiaro che se sei così, no? E non puoi partire, no? Se sei ingolfato così, parti così e poi parti, cioè, no? La schiena dritta, tieni la schiena bella dritta, no? La testa chiaro deve essere un attimo giù, no? Però deve essere già tesa, no? Se la lascia deve essere pendolare così, no? Dove vai? No? La testa deve essere già qua tesa e bella, bella fissa. La schiena deve essere dritta, ti alzi e sei già pronto, no? Quindi, hai vostri posti, no? Così, ti tieni indietro, pronti, bam! E così. Quindi, testa dritta. E la testa è importante. La testa pesa più o meno il 10% del nostro peso corporeo, chiaramente se sei un peso normale, se sei un peso ovviamente meno, però per noi se siamo atleta, credo che tu abbia un peso corporeo normale, abbia poco grasso, quasi nulla, e quindi la tua testa pesa 6, 7, 8 kg, no? E quindi pesi, quindi è chiaro che la devi tenere ben assetata per partire poi alla grande. E un'altra cosa che è importante per partire sono le braccia. Per vedere bene qual è la tua posizione, devi vedere un pochettino le braccia dove mettere. È chiaro che più le metti larghe, più puoi stare basso, no? E più puoi anche attaccare. È chiaro che se sei una grande forza, per fare un primo passo, no, alla body screen, chiaro che lui stava bassissimo, cioè, allora, poi pam, poi si proiettava in avanti e faceva una partenza mostruoso, certo, se l'ho voluto che era, cioè, era quanto due dei miei, vuol dire, era una potenza disumana, Quindi, comunque, devi regolare tu, insomma, dipende come ti trovi. Più hai le mani larghe, più stai basso, e più hai le mani strette, più stai un po' alto, no? E poi, chiaro che dipende anche da come hai le braccia. Io tengo le braccia piuttosto larghe, anche perché sono le braccia lunghe, no? E quindi, cioè, se no io terrei le braccia proprio stretto, però avendo le braccia lunghe cerco di tenere le mani abbastanza larghe, no? Quindi è chiaro che se io sono così, no? Sono in questa posizione, no? Ok, se io metto le mani così sono più alto, no? E quindi devi trovare un po' tu la posizione in cui sei comodo e che riesci a partire meglio. Che è veramente fondamentale anche questo. Quindi sulla partenza ci sono tante cose da curare e da imparare, bisogna investirsi tempo, però se sei un 100 metrista, se vuoi correre meno di 100 metri, il blocco e la partenza, i primi 3-4 passi sono a metà della gara. Quindi va bene allenarti, va bene parlare la tecnica quando corri, però è chiaro che questi blocchi vanno studiati, vanno provati e vanno migliorati. Quando sei sui blocchi è chiaro che devi spingere, tu devi entrare, no? Come mi hai detto, come se fossi una molla, no? Una molla che si entra nei blocchi, no? E quindi cerchi di comprimerti, in modo da spingere poi bene, scattare fuori bene come una molla, come un razzo. Quando sei in questa posizione, quando tu ti devi spingere indietro,
i due piedi devono essere belli contro i blocchi, no? Deve esserci già tensione, no? C'è tensione qua, no? Chiaro che se spingo indietro, lo spingo proprio indietro, tac, no? Allora spingo indietro, c'è un'ottima tensione. E se c'è tensione, chiaro che puoi spingere poi bene. Quindi, piuttosto se è chiaro che i blocchi tendenzialmente bisognerebbe cercare di metterli più vicino possibile alla linea, però deve essere anche in grado poi di uscire bene. Quindi, piuttosto metti un attacco a 2, 3 o 4 qui indietro, ma che ti senti comodo e che riesci ad uscire bene, e che alla fine poi quello che poi guadagni, no? Con 2-3 cm in avanti, poi è chiaro che se corri poi male, poi non li perdi ragazzi con l'interesse, però meglio regalare che sono 2 cm, 4 cm, 5 cm dai blocchi, però riuscire a partire bene, essere effettivo e quindi avere un ottimo drive per partire. È chiaro che poi la gara va bene, perché se va bene la partenza, poi insomma, metà della gara è fatta, no? Se la partenza è ciccata, è finita anche la gara, quindi la partenza è veramente importantissima. È chiaro che ci sono delle differenze tra il posizionare i blocchi per un 100 metri o per un 60 metri indoor e tra il mettere posizionare i blocchi per un 200 o per un 400 metri. È chiaro che un 60 metri indoor o un 100 metri la partenza deve essere esplosiva al massimo, eh? In 200 metri diciamo che è quasi uguale, anche se possono esserci, insomma, puoi anzi trovarti un attimo più comodo, quindi magari puoi spostare un attimo indietro, poi comunque si parte in curva, quindi dovrò fare un video appunto per spiegare un po' anche come si mettono i blocchi in curva per partire bene. Ed è chiaro che per esempio per una partenza con 300 o 400 metri devi partire, è chiaro che la partenza deve essere comunque forte, però ovviamente non puoi neanche devi risparmiare un attimo energie e forze, quindi non puoi partire con 400 come se partissi per un 100 metri, che sennò sprechi un sacco di energia, quindi devi partire forte però risparmiando energie anche qui, quindi i blocchi li puoi mettere un attimino più indietro, un attimino più comodo, in modo che riesci poi a partire forte però risparmiando energie, quindi per esempio gli angoli è chiaro che devono essere un po' più aperti, no? per la partenza di un 400 metri. Quello che è importante usare in partenza ovviamente sono anche le braccia, quando parti in partenza se sei qua che spingi, no? devi alzare bene le braccia, devi vedere questo, no? Devi vedere tu che spingi, no? Totalmente la gamba è dritta, spingi con i polpacci, questa è la posizione che devi avere in partenza, questa, eh? Pam, così, no? Non è che devi partire così, no? Tipo braccine T-Rex e non vai, non c'è, è impossibile, spingi, no? Perdi un sacco di energie, no? Il primo passo, il braccio, no? Pam, così, rialzata bene, mi raccomando che è veramente fondamentale. Quando sei sui blocchi, anche se ai vostri posti, come ho già detto, devi spingere indietro, no? Ed è così. Ma qua devi essere da spingere con i piedi e spingere indietro con le braccia. Quello che non fare è star seduto, no? Vedi, alcuni si mettono così e star seduti. E no, questo non assolutamente, primo perché non c'è pressione. Secondo perché premi i muscoli, quindi blocchi la circolazione sanguigna e i muscoli si incartano. Quindi devi stare, no? Devi già essere in spinta e spingere indietro. No? E questo è così. No? Deve essere già così, deve essere già teso. Mi raccomando. Quello deve essere il primo passo, no? Deve essere partire forte, bene, spingere bene. Con le braccia, avere, stendere esattamente le gambe, e quello che devi fare con il primo passo deve essere basso, il piede devi cercare di tenerlo basso, devi partire, no? E tenere il piede basso e spingere in avanti, più basso possibile, in modo che cerchi subito il terreno in avanti. Poi a quello da evitare, se tu parti, una cosa così, no? Poi alzi il ginocchio, perché è chiaro che tutto il tempo che in cui i tuoi piedi sono in aria, non spingono. È chiaro che poi nella fase lanciata stai in aria, però devi spingere, quindi
la rapidità conta nella fase iniziale, ma soprattutto qui nella fase in partenza, in cui devi spingere, i piedi sotto devono tirare, spingere belli veloci, quindi i piedi devono essere, devi cercare rapidamente il terreno, primi passi, 2, 3, 4, 5 passi devono essere proprio rasenti al terreno e spingere fino in fondo se hai tanta forza, quasi fino in fondo, ma se hai meno, però la rapidità dei passi è comunque anche molto 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 importante, e cerca poi di spingere ovviamente fino in fondo per avere un po' un drive efficace, però anche qui bisogna vedere un po', come ho detto, qual è il tuo livello. Chiaro che uno che corre 10 secondi ha una netta, è vero che hanno dei valori di forza, uno che ne corre i 120 in 12, 12, 50, 13, è chiaro che insomma anche per spingere, cercare di spingere per forza tutti i primi passi è un dispendio di forza grande, e forse è meglio cercare più la frequenza che spingere proprio per forza fino in fondo ogni passo, rallentando però l'azione. Quindi è meglio che l'azione sia fluida e veloce, no? Che non se non spingi termini una spinta, però ci guadagni velocità e ci guadagni prestazione. Una cosa che ti consiglio è di avere un tuo rituale. Quando ti metti sui blocchi devi avere un tuo rituale, te lo consiglio perché un rituale ti aiuta a concentrarti, a entrare proprio nella parte e a compiere poi gli stessi gesti, gli stessi movimenti anche quando parti. Quindi è più facile, no? Che poi quando parti bene esattamente come vuoi. Se ogni volta prima della gara fai delle cose diverse, poi è un po' più difficile. Quindi se vedi quasi tutti gli sprinter hanno poi lo stesso rituale, chi ha bisogno di diverso tempo, chi rimane concentrato tutto il riscaldamento, è concentrato nella gara, concentratissimo, chi come volta scherza fino a 30 secondi prima della partenza e poi decide adesso vado, parto e vinco, e lo fa. Quello che devi avere nei primi passi per stare basso, devi quasi avere l'impressione di cadere per terra, quasi. A questa impressione ti devi abituare, solo così riesci a stare basso e partire bene e spingere poi fino in fondo, avere un ottimo drive. Devi proprio stare basso, no? Devi proprio l'impressione di cadere, no? E partire in avanti. Quindi perfetto, sono tante cose, vi ho fatto un video abbastanza lunghetto, però a partenza le cose da dire sono veramente tante. Spero di averti dato qualche consiglio utile, spero che riuscirai a migliorare ancora di più la tua partenza per migliorare le tue prestazioni sui 100, 200, magari anche 400 metri. Se hai domande da farmi, scrivi pure una mail oppure un commento qua sotto, la mia mail è runfast@fastandfit.de, e se ti è piaciuto il video, clicca un grosso e potente mi piace qua sotto, se vuoi iscriverti al mio canale ti ringrazio, a me fa un piacere immenso, con questo ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!